Ciao bellezze! Allora, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video voglio creare con voi l'astuccio per la baby. Come avete visto nella playroom, lei ha la lavagna, quindi ha anche i fogli quelli grandi di IKEA per scrivere, e ogni tanto gli do un quaderno dove lei appunto fa dei suoi schizzi. Alcune volte questi piccoli schizzi li carico anche su Instagram e sono messi nelle storie in evidenza. Quindi mi raccomando, seguitemi con la ragazza con il codino, mi raccomando, è molto più facile interagire così. E appunto volevo ricrearle tra i tanti materiali che ho un astuccio che lei magari, anche se si spezzava la matita o comunque sia, non era di primo pelo, però lei comunque si diverte anche così. Certo è che, preciso, se non avevo questi materiali già a casa, è normale che avrei comprato i pacchi di pastelle e pennarelli nuovi, però finché li ho a casa preferisco utilizzare quelli che ho e ricreare appunto da me questo astuccio che più o meno è per iniziare. Quindi ora ho scimmiolato un po' di astucci per casa in cui avevo ed ho tutte le cose che riguardano il colorare e ho preso questo. Praticamente questo è un astuccio che ho preso da AliExpress per tipo 45 centesimi nemmeno e l'ho preso un bel po' di tempo fa, lo conservavo appunto per questo momento. E questo qua invece è una bustina di non so che cosa precisamente, mi pare sia di quelle confezioni che trovate al supermercato con pinzetta e questa roba qui. E lei appunto a volte mette dei giochini e li porta in giro per casa, oppure all'interno adesso abbiamo messo le carte di Gorgeous che però ho tolto perché non occorreva spazio. Fondamentale in questo step secondo me appunto i pastelli, perché lei sono la cosa che più o meno adesso sta iniziando ad utilizzare. Sono partita con i pennarelli ma ho sbagliato totalmente, difatti il pennarello è stata la mia rovina. Si scriveva addosso come giusto che sia e anche sui muri, pur se comunque erano pennarelli lavabili come vi ho mostrato anche la volta scorsa. Alla fine sono passata a gessetti, i gessetti sì, va bene, però ovviamente si stanca di stare in piedi e scrivere sulla lavagna. Alla fine ho optato appunto per questi fogli, questo rullo di fogli che era compreso nella lavagna e gli do ogni tanto una penna, un pastello, quello che sia, però magari avere un set suo può stimolarla ancora di più. Quindi andiamo a vedere un po' cosa ho in questo marasma di pastelli che sono tantissimi e di tantissimi anni fa. Ovviamente quelli più gettonati sarebbero i Giotto, che sono i migliori più o meno, solo che sinceramente il Giotto, il pastello Giotto non ha l'esterno colorato come l'interno e questo secondo me è un po' un danno tra virgolette, perché non riuscendo ancora a differenziare bene il colore è più facile per lei appunto vedere l'esterno del colore. Quindi in questo caso andrò a soffermarmi su colori, appunto su pastelli, marche che hanno il colore anche esternamente e devo dire che c'è una vasta scelta. Diciamo che ovviamente i soggetti per i bambini piccolini sono semplici: casette, alberelli, fiorellini, farfalline, cerchi, cuoricini. Certo, non posso pretendere che mi faccia il paesaggio, per esempio, che ne so, il golfo di Napoli e quant'altro. Quindi ovviamente sarà un astuccio che comprende poche cose. Allora, partiamo subito. Secondo me la prima cosa è metterci una matita. Il mio passaggio fondamentale è inserire appunto una matita. Io, come ho mostrato anche nel video scorso riguardo gli acquisti e quindi all'astuccio che ho creato per quest'anno, ho preso queste tre matite con la mucchetta da, come si chiama, Mister Risparmio, a pochi centesimi, quindi inserire all'interno dell'astuccio sicuramente questa matita qui, e quindi mi trovo anche già la gommina che è una faccina molto carina, quindi è facile da associare. Comunque abbiamo appunto la matita e abbiamo la gomma. Continuiamo la nostra selezione di cose da inserire appunto all'interno dell'astuccio. Thank you.
aperto un po' una cernita di pastelli che avevo all'interno di questo portapastelli, appunto, cercando di prendere un po' di colori che non era fa non è fa non è difficile dire il nome, ma soprattutto anche un po' più lunghi. E cercando appunto di mantenere il fatto che il colore rispecchi la mina interna sull'esterno del pastello. Quindi abbiamo il grigio, il nero, il marrone scuro, marrone chiaro, verde scuro, blu, rosso, fucsia, rosa, arancio, giallo e arancio. Non so se definirlo proprio un arancio, credo sia più. Diciamo arancio e giallo. Indubbiamente mancano un sacco di colori, quindi non fa niente perché appunto siamo agli inizi. E badata in una leggera temperata a tutti quanti. Appunto i pastelli che ho selezionato, sì, qua c'è un po' di scolorina, ma va bene, dettagli. E la gomma, la matita. Penso che come primo approccio con i colori vada più che bene. Vi farò sapere appunto come mi trovo, ma sicuramente sulle storie di Instagram sarà più semplice appunto mostrarvi il tutto. Sì, esistono i colori Jumbo, sì, anche i pastelli Jumbo, ma lei vi ho detto che comunque sia fa le stesse cose che faccio io. Quindi se io uso il pastello, le vuole il pastello, io uso la matita, le vuole la matita. Quindi dato che comunque non utilizzo tantissimi colori se non evidenziatori, non farò altro che, oltre a questi pastelli, inserirci un evidenziatore che ho già qui e magari altri due, come appunto questi qua di Tiger che sono anche simpatici all'interno del suo astuccio. Quindi vediamo se entra tutto quanto in questo astuccetto. Qui è entrato tutto nell'astuccio, quindi vuol dire che questo astuccio qui lo inserirò all'interno di questo e all'interno inserirò anche le card gorgeous che lei sempre sempre prende a prenderle, quindi ad usarle. Questa era una sorta di video per mostrarvi che comunque non occorre comprare sempre tantissime cose. A volte basta anche semplicemente riutilizzare le cose che abbiamo in casa. Non è che prenderà da sola i pastelli e si metterà a colorare, devo stargli dietro. Ed è anche per questo che ho scelto di utilizzarli in casa. Questo è tutto, ragazze, un bacione e alla prossima. Ciao bellezze!